Mercoledì sera sarà rappresentato a Roma in anteprima mondiale il film Il Gatto Pardo. La manifestazione sarà trasmessa in ripresa diretta dalla televisione. Ormai il nome del principe Tomasi di Lampedusa, l'autore di uno tra i libri più letti e discussi del nostro secolo, è passato in secondo piano. Ora tutti parlano del Gatto Pardo di Luchino Visconti, regista. Da più parti si è detto che il film abbia messo in crisi il cinema italiano per il suo alto costo. Si parla di oltre 3 miliardi di lire. Il solo Burt Lancaster, il protagonista, ha percepito circa 500 milioni. Il Gatto Pardo certamente riaprirà il processo Visconti. I capi d'accusa sono quelli di sempre: esasperato realismo ed eccesso di elementi decorativi. Ed è appunto quanto traspare da queste brevi interviste con alcuni collaboratori del regista. Questa è Domietta Ercolani, collaboratrice all'arredamento nel film di Visconti. Lei si occupava della caccia all'oggetto dell'epoca, non è vero? Anche sì. Per esempio? Per esempio tutto quello che occorreva giornalmente e anche prima per costruire l'ambiente, per l'ambientazione. Per... candelabri, piatti? Sì, tutto l'occorrente. Una delle scene più complesse è stata quella del ballo. Può raccontarci cosa l'ha colpita di più in questo suo primo incontro col cinema? Perché è la prima volta che lei lavora nel cinema. Ma contrariamente all'opinione comune, l'ordine e la disciplina che regnavano sul set. Ma per esempio, a che ora si cominciavano a vestire le comparse per la scena del ballo? Le comparse erano moltissime. Si cominciavano a vestirle a mezzogiorno o alle 2, dipendeva dai giorni. E si girava? E si girava alle 8 la sera. Ed era proibito mangiare? Le comparse e certi attori mangiavano alle 4:30, alle 5, con un cestino. E gli attori, i protagonisti, di solito non mangiavano affatto. E dopo si chiudevano nel busto? Si chiudevano nel busto e lavoravano fino alla mattina dopo, alle 6. E il banchetto? Il banchetto è una delle scene più mosse, diciamo. Più... I cibi veri o falsi? Veri, tutti veri. Abbiamo fatto dei tentativi vani di farli finti, ma venivano male, erano brutti, sproporzionati e di colori assurdi. Lei vuole continuare questo suo lavoro? Sì, certamente. Sempre nel campo dell'arredamento? Sì, vorrei lavorare in tutti i rami del cinema per conoscerlo bene, perché mi piace molto come mezzo proprio. Allora ha ambizioni maggiori, dove vuole arrivare? Al massimo, possibilmente. Cioè alla regia? Forse. Ha già una sua storia? Sì, l'ho in mente, diciamo. Preferisce lavorare o fare soltanto la bella donna elegante, poiché lei... Mille volte lavorare. Lei è ormai arruolata in una pattuglia di elegantissime. Spero di no. Sì, tra qualche giorno uscirà una sua fotografia su una grossa rivista americana. Ma... lei è classificata la tigre. Quelle sono assurdità dei giornali. Io ho fatto questa fotografia... per fare un piacere personale alla redattrice di Vogue, che è una mia amica, che mi ha scritto da New York di farla, ma non ho niente di tigresco, almeno spero. Cosa si prova a fare la bella donna elegante? Noia. Questo è il costume che Claudia Cardinale porta al gran ballo che conclude il film di Visconti, Il Gatto Pardo. Ma non è rosa. Perché? Infatti non è rosa, è bianco, di una vecchia organza di Dior, un bianco palin. Ho preferito non farlo rosa, in quanto penso che una donna vestita di rosa fa sempre un po' bambolona. Insomma, lei non approva come Tomasi di Lampedusa ha vestito Angelica? No, non è che io non approvo, è che Lampedusa ha una visione di Angelica, una visione un po' convenzionale, una visione un po' hollywoodiana, la Jeanette MacDonald. Questo è il vestito della Morelli. È una pasticceria funebre siciliana. Quanto costa un costume così? Quanti soldi ci vogliono? Molto, molto. Qui un costume che costerà 400-500 mila lire. È fatto tanto ricamo, tante sottogonne, tanto lavoro. Quasi un mese di lavoro. Altre indiscrezioni sul film, sempre in carattere con le esigenze realistiche del regista. Gli affreschi su di una parete, per ottenere alcuni effetti, sono stati rifatti 3 volte. Perfino le bretelle di Lancaster Principe Salina sono state fatte arrivare appositamente da Londra. Ma è stato per i costumi che Visconti ha preteso l'aderenza più intransigente. 25 milioni sono costati quelli usati nella scena finale, il ballo a Palazzo Pantaleone. Senza parlare poi dei costumi indossati dagli interpreti principali del film. Claudia,
Claudia, il personaggio d'Angelica è quello di una donna arrivista. Lei come lo giudica? Lei pensa di essere... sarebbe una arrivista come temperamento? Io, Claudia? Lei, Claudia? Beh, non credo, certo un'ambizione. Sposerebbe un uomo solo per ragioni di prestigio sociale? No, assolutamente. Sposerebbe anche un uomo non conveniente? Non conveniente, dipende, naturalmente uno spazzino o non so che cosa, ma non è molto importante per me. Forse perché lei è arrivista in proprio, cioè ha già una sua carriera. Non è ancora una carriera sicura. Senta, Claudia, è vero che lei sta imparando a parlare, cioè a doppiarsi? Sì. Siccome la mia lingua, parlo francese a casa, ho un po' di accento francese. La mia più grande aspirazione è di parlare italiano. Ma intanto la stanno obbligando anche a parlare in palermitano. Saprebbe dirci qualche frase? Adesso? Ma veramente non saprei cosa dire. Quello di Angelica, una frase d'amore? Una frase d'amore? No, veramente non me la sento di dirla. Claudia, quanto ha guadagnato in questo film? Quale? In questo film del Gattopardo. Ho guadagnato... niente, sono pagata al mese. Al mese? E quanto al mese? Perché lo vuol sapere? Così, per il pubblico. Ma io ho un contratto di esclusività con la Vides. E la Vides che ha avuto i soldi di Angelica. Insomma, lei non entra proprio niente. Sì, mi basta. Mi basta. Sì. E quali sono le sue quotazioni internazionali? Adesso 100, non so, 100 milioni, anche sì. Ci è mancata all'ultimo momento la dichiarazione di Visconti. Il regista si è scusato, come al solito, dicendo di essere troppo occupato per mettere a punto doppiaggio e missaggio del film. In compenso ci ha mostrato alcune fotografie di scena del Gattopardo, il film che molto probabilmente rappresenterà la produzione cinematografica italiana al prossimo Festival di Cannes.